Ah, siamo qua con Massimo D'Agunto, coach delle giovanili della Pallavolo Minturno, ma anche uno dei grandi della Pallavolo Minturno, parliamo di B2. Massimo, oggi è l'impresa. Cagliari non aveva mai perso, però Minturno ha fatto 3 punti, penso, di platino. Sì, indubbiamente noi abbiamo fatto una grande partita. Ci ha aiutato molto il fatto che purtroppo per loro la loro pareggiatrice non può più continuare la stagione, quindi l'hanno rimpiazzata con una pareggiatrice che non giocava da tanto e si è visto oggi, insomma, in palleggio ha fatto moltissimi falli, la squadra non girava come girava nelle partite precedenti. E molto merito anche a noi, però insomma questa circostanza ci ha dato parecchio. Abbiamo visto una Barbara Giordano che, lo ricordiamo, contro Frascati ed Aprile ha fatto segnare quasi 30 punti, oggi è andata a posto di Rossa La Verde. Veramente è stata precisissima. Ma Giordano è un ottimo atleta, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Ha giocato poco perché purtroppo prima l'infortunio, poi alcune circostanze gli hanno impedito di stare molto tempo in campo, però è un ottimo atleta, fa parte della rosa. Noi non abbiamo 7 giocatrici, ne abbiamo per nostra fortuna 14 e sono tutte a disposizione. Io da queste 14 vorrei aggiungere il settore giovanile, che dove tu allenatore, prima in classifica con la prima divisione, con l'Under 20 si sta andando bene, si è vinto una gara contro Valmondone. È il grande lavoro del settore giovanile che sta andando bene a Minturno, che praticamente porta anche avanti questa B2. Indubbiamente che le nostre ragazze del settore giovanile fanno allenamento con la Serie B e qualcuna di loro a volte gioca, ovviamente ci premia. Il nostro obiettivo quest'anno non è assolutamente quello di vincere la prima divisione. Il fatto che ci troviamo primi in classifica è una logica conseguenza del fatto che le ragazze lavorano alla grande. Prossimo turno, per quanto riguarda la B2, si va sul campo della Giovalli Aprilia. Quello che spero i tifosi minturnesi, un ripetito Juventus della gara di oggi. Ma noi con Aprilia abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, infatti l'allenatore dell'Aprilia ce lo rinfaccia sempre. E proveremo, noi giochiamo, poi sta loro. Abbiamo visto anche oggi la scelta da parte di Ciufo, non Titti Mancini, bensì Gianni Vacca. Purtroppo Titti non sta benissimo oggi, neanche Gianni sta benissimo, purtroppo abbiamo dovuto fare questa scelta e ha premiato. Siamo qua con Paolo Ronconi, siamo nel post gara tra Pallavolo Minturno e Pallavolo Vittoria Alfieri Cagliari, per la prima volta KO in campionato, avete perso qua a Minturno 3-1. Sì, diciamo che siamo arrivati alla gara non al meglio, molti infortuni, cambio di palleggiatore in corsa che ha esordito oggi senza neanche un allenamento dopo uno stop per maternità, quindi sapevamo che venire qua era difficile già al completo. Non al completo è stato ancora più difficile, anche se veramente bastava poco. Onore al Minturno, ha giocato un'ottima partita, noi non siamo state all'altezza della loro prestazione, andiamo avanti, lo scontro con Aprilia ce l'abbiamo in casa, non molleremo una virgola perché siamo prime dall'inizio dell'anno, ci facciamo un grosso cosiddetto e quindi mai mollare. Ora per voi c'è il prossimo turno, si va in un campo ostico, Cave, che è una squadra che comunque cerca almeno di prendersi quei punti per le parti alte. Come scenderà in campo l'Alfieri Cagliari? Guarda, come sempre sceso fino ad adesso, determinato, pronto a giocarci la partita e a vender cara la pelle. Noi siamo sempre andati in campi ostici e nessuno mai ci ha regalato niente, quindi ci dobbiamo conquistare i 3 punti e ce li conquisteremo. Allora, siamo con Roberto Ciufo e due grandi suoi collaboratori, Alessandro Pratillo e Antonio Bagardi. Allora, iniziamo da Roberto Ciufo. Allora, la capitano della Giovalli Aprilia, dopo una vostra sconfitta per 3-2, disse delle parole: venire a Minturno e conquistare dei punti significa che uno deve buttare il sangue. Questa sera avete dato una grande prova contro la Alfieri Cagliari, che per la prima volta ha dovuto cedere il passo. Questo lo dicevamo noi già da settembre. Quindi qui nessuna squadra si porterà via dei punti con tranquillità. Noi cercheremo di non farli portare a nessuno e soprattutto cercheremo di dare una scossa a questo campionato e cercare di scalare la classifica il più possibile. Allora, Alessandro Pratillo, oggi aver visto un quarto set 9-0 di parziale contro la prima in classifica significa proprio che si sta lavorando sodo e bene.
Durante la settimana lavoriamo sodo, grazie a mister Ciufo che ci mette l'impegno, studia le partite e programma gli allenamenti in maniera efficace. Allora Antonio, oggi abbiamo visto come al solito Giordano è entrato a posto di Rossella Verde, però non è cambiata la musica, anzi ha dato comunque più ritmo e dimostrazione che la squadra della pallavolo in turno non ha 7 elementi, bensì anche 14-15, utilizzando anche il settore giovanile che sta andando bene. Sì, andiamo bene anche grazie a Ciufo, perché è lui che programma tutti gli allenamenti anche per le bambine piccole, quindi sembra che va bene. Sembra una pubblicità a me, insomma. Io penso che quando si vince, quando arrivano i risultati, siamo tutti bravi. Noi abbiamo dimostrato di non essere bravi solo quando si vince. Noi nelle prime 5 partite abbiamo sofferto, loro insieme a me hanno sofferto queste 5 sconfitte, non ci siamo demotivati perché pensavamo che prima o poi sarebbero arrivati i risultati. Ci abbiamo creduto e ora siamo qui a fare questa intervista perché abbiamo vinto contro la prima della classe. Allora, Alessandra Gargiulo, Francesca Simeone, Chiara Troccia, Ditti Mangini, tutto del settore giovanile che sta lavorando bene e che sta dando ottimi frutti. Sì, non è nemmeno il primo anno, insomma. Noi abbiamo questo settore giovanile, abbiamo dei tecnici competenti che lavorano con queste ragazze giovani e poi le ragazze che hanno più voglia di soffrire emergono poi nella prima squadra. Prossimo turno, trasferta Ossica ad Aprilia. Sì, i tifosi a pallavolo in turno chiedono una ripetita Juventus, quindi come una stessa cosa di oggi. Sì. Vediamo un po', andiamo ad Aprilia e vediamo un po' come si mettono le cose. Lavoreremo in settimana in modo da cercare di portare dei punti a casa ad Aprilia. Non sarà semplice, Aprilia è una squadra molto attrezzata, la conosciamo benissimo, con delle individualità di eccellenza, però noi ormai abbiamo capito come si fa a vincere, quindi cercheremo di vincere anche in casa della seconda in classifica. Io credo nella prima, non lo so ancora come sono i risultati, probabilmente sarà la prima in classifica. Un ringraziamento da fare? Ovviamente, cioè, è inutile che sto dicendo, se sto qui con Antonio Alessandro è proprio perché voglio ringraziare loro, perché noi giochiamo il sabato e voi vedete le ragazze, vedete l'allenatore, il dirigente in panchina, però insomma dietro ci sono loro che vi posso assicurare che lavorano anche più delle ragazze e dell'allenatore e del dirigente che viene in panchina, quindi questa vittoria è anche parte insomma del loro lavoro.